arrivando determinati, con la mentalità giusta e ma anche liberi di testa, perché se arriviamo comunque contratti, tesi, con mille pensieri, penso non sia la cosa giusta. Quindi pensare a vincere ogni partita, ma liberi soprattutto con la testa, perché se facciamo quello che sappiamo, penso ci daremo del filo da torcere a tutti. Senti, in questo caso, no? Come per quello che hai detto te di essere liberi di testa, è un vantaggio sapere in fin dei conti l'avversario solo 3 giorni prima. No, non è un vantaggio, perché comunque saperlo un po' prima magari riesci a preparare meglio la partita. In 3 giorni fai un po' più fatica, però arrivato a questo punto penso comunque qualsiasi sia l'avversario bisogna entrare in campo e dimostrare il nostro valore. Il mister vuole che giochiamo tanto, tanto palla a terra perché sono le nostre caratteristiche. Stiamo lavorando tanto fisicamente perché comunque bisogna prepararsi a queste partite in maniera importante, anche perché passando il turno dopo se passi quello del 30 e del 3 giochi ogni 3 giorni, quindi bisogna arrivare a livello fisico al 110%, non al 100%, perché penso sia fondamentale in queste partite. Come già detto prima, nessuno. Perché comunque noi non temiamo nessuno, dai, siamo il Pisa, non dobbiamo temere nessuno. Però ci sono delle squadre più forti o meno forti, ma affronteremo qualsiasi squadra alla stessa maniera. Tenere Senti, un po' più fuori i valori. È già vero che passando a poi ai quarti siamo anche, forse non siamo teste di serie, in base al risultato del Trapani, e quindi l'andata e ritorno deve essere fondamentale per noi perché siamo obbligati a vincere. Tale, perché hai ragione, nei momenti magari clou siamo mancati, potevano magari portarci alla vittoria diretta del campionato, invece abbiamo steccato qualcosa, però come ho già detto prima, se siamo arrivati terzi, meritavamo di arrivare terzi, quindi vuol dire che qualcuno ha fatto meglio di noi. E niente, bisogna arrivare liberi, provare la giocata, essere tranquilli, perché se stiamo a pensare a tutto, poi diciamo, abbiamo un po' il braccio del tennista, come si dice. La partita Sì, perché a Livorno ci ha forse stroncato un po' le gambe quel gol al quinto minuto, perché fino lì, anzi, era una nostra azione d'attacco importante, abbiamo preso gol. Ma dopo che abbiamo preso gol abbiamo continuato a giocare, abbiamo costruito e io ho letto squadra contratta e tutto, ma per me non era assolutamente vero, perché abbiamo fatto la nostra partita, è vero. Risultato fondamentale, hanno vinto loro 2-0. Però noi abbiamo imposto, penso, il nostro gioco a Livorno. Quel gol purtroppo ci ha condizionato la partita. Mentre ad Arezzo partita a sé, dai, loro mille motivazioni, noi forse poche. Lo so che dobbiamo onorare sempre la maglia, però era così. Ci dovevamo solo preparare meglio per i playoff e basta. Anche perché quest'anno fuori casa abbiamo fatto più punti che in casa, se non sbaglio. Quindi non penso sia quello il problema. quindi la partita di motivazioni contratto Sì, io ho contratto di un altro anno. Ovvio guarda. che poi parlerò con la società finiti i playoff, sperando di averli vinti. Quindi penso che se dovessimo vincere i playoff non ci dovrebbe essere nessun problema. Poi comunque le scelte le fa sempre la società e poi le farò anche io in base a comunque a quando parlerò col mister, col direttore, con tutti quanti. Perché se non sono contenti loro di me, io non ho motivo di rimanere a Pisa. Io sono molto contento, loro penso lo stesso, però vedremo, dai, io sarei felice di rimanere. Venire a giocare a Pisa non è facile per nessuno. Chiedo solo un appoggio nei 90 minuti totale da parte della tifoseria per lasciarci giocare comunque liberi e tranquilli, perché sentire magari mugugni, fischi non è facile per tutti quanti magari esprimersi al meglio. Lo so che quest'anno in casa purtroppo abbiamo lasciato tanti punti e sono il primo a non esserne contento. Però poi dopo, se devono criticarci, lo faranno poi alla fine della partita, avranno il diritto di farlo, quello non c'è nessun tipo di problema. È il nostro lavoro e ognuno esprime le proprie opinioni.